Ma sono momenti così, dispiace perché oggi è una grandissima partita contro una squadra come noi che si deve salvare. È andato male, però credo che alla fine dispiace a tutti. Io credo che quando ci sono questi momenti si deve solo cercare di lavorare e cercare di stare zitti e pedalare tutti insieme. È stata una bellissima partita da ambo le parti. Insomma, sappiamo che per giocate con squadre con l'acqua alla gola è così, però forse il Cesena ci ha messo qualcosa di più rispetto all'Udinese. È stata una partita strana perché poi il campo, sinceramente, anche le basi sintetiche non abbiamo mai giocato nessuno, un po' difficile, però credo che oggi abbiamo fatto male, è giusto così. Dove sbaglia l'Udinese secondo te, Totò? Dove questa squadra non riesce a ritrovarsi? Tu che sei l'elemento più esperto, insomma, il capitano di questa formazione. Io credo che quello che ci manca di più è la vittoria perché è tanto tempo che non vinciamo, adesso c'è anche un po' di paura, però credo solo lavorando come abbiamo fatto tanti anni, cercare di tutti insieme andare una strada sola e cercare di uscire fuori. È vero, la distanza rispetto alle ultime della classe comunque è abbastanza ragguardevole, insomma, però è logico che hai detto bene tu, insomma, la vittoria in casa non arriva neanche in trasferta, già la prossima gara bisogna accelerare. Sì, dispiace, intanto chiediamo anche scuse ai tifosi perché oggi sono stati bravi fino alla fine, dispiace per noi, perché anche per i nostri tifosi, però sanno che noi lavoriamo, siamo ragazzi che ci mettiamo l'impegno, c'è tutto, e se è un momento così, solo quel lavoro esce fuori. Ultima considerazione, insomma, te lo chiedo sempre da elemento più esperto, ci sono stati tanti alti e bassi in questa stagione, questo è il punto più basso forse? Sì, perché vedete, quello che manca di più è la vittoria, è quella che ci dà i 3 punti, che ci fa meno paura di affrontare le squadre, che alla fine domenica incontriamo una squadra come Torino, grandissima squadra, però in casa si deve cercare di fare il massimo.